Salve care amiche ed amici, è da un po' che non facevo un video. Ho fatto l'ultimo qualche giorno fa sul giardinaggio. Spero voi vi troviate bene, qui il vostro Sant'Enchan. E non ero sicuro se fare o non fare, fare o non fare questo video, perché sabato 3 maggio, no, 3 giugno, sì. Sabato 3 giugno mi ero sbagliato. È successo? Sì, 3 giugno, scusate il lapsus, ma c'ho l'orologio che segna un'altra data. Sabato 3 giugno è successo qualche cosa di surreale che solo sarebbe meritorio di uscire nelle pellicole, nei film di Nanni Loi o di Federico Fellini. Quello che è successo, cioè mi riferisco a quello che è successo in piazza San Carlo a Torino. Quello che è successo a piazza San Carlo a Torino, purtroppo, veramente fa ancora una volta vedere ciò che è il calcio, veramente come sia un fenomeno per le masse, come le persone che assistono a questi eventi massivi siano dei pecoroni, come si lasciano guidare come dei greggi, e soprattutto tutti gli eventi che si sono succeduti in quell'evento sono sconcertanti. In primo luogo perché non hanno pensato a possibili vie di fuga. Pensate che i nostri ancestri, gli antichi romani, hanno progettato un gioiellino come il Colosseo, che ospitava più di 80.000 persone e poteva essere evacuato in meno di 15 minuti. Per l'architettura non solo di 2000 anni fa, ma anche di adesso, è un qualche cosa di ineguagliabile nel mondo intero. Infatti, quanti incidenti sono successi proprio a Torino perché non riuscivano a evacuare a tempo lo stadio e molta gente veniva schiacciata dalla calca umana. Allora, prima di tutto, non sono riusciti a progettare delle vie di fuga anche alternative, sapendo che andava così tanta gente. Hanno piazzato il cartellone, lo schermazzi schermo in una delle possibili vie di fuga, e poi non solo quello, sono andati 30.000 tifosi. Già dalle 6 del pomeriggio molti commercianti hanno chiuso bottega perché hanno visto che abusivi, non si sa da dove venissero, vendevano alcolici e superalcolici con grandi secchi di ghiaccio, o addirittura che andavano con l'ape, con la furgonetta a vendere l'alcol. I controlli erano molto serrati, molto stretti, nessun individuo poteva portare neanche una fiascoccia di grappa, eppure questi abusivi a vendere tutto il pomeriggio e tutta la notte. E i commercianti che hanno bar e ristoranti e tutto il resto hanno dovuto chiudere per tema di possibili incidenti che poi sono occorsi. Poi un'altra cosa, non c'era nessuno a controllare dentro il perimetro quando c'è stata la calca umana, perché sono scoppiati 2 o 3 petardi e qualcuno si è messo a gridare all'attentato. Beh, queste persone scivolavano, cadevano, più di 1500, forse saranno di più, feriti. Io mi auguro che non siano feriti di una certa gravità. Bene, scivolavano per terra, oltre a essere schiacciati dagli altri, circa 30.000 persone, quindi sono caduti 1500-2000 individui, anche donne e bambini. Fate un po' voi il conto di quanti gli sono passati sopra. E cadevano sui cocci di bottiglie di vetro, quindi come controllavano tanto che non entrassero bottiglie di vetro, e poi alla fine invece
c'è stata una tale abbondanza di bottiglie di vetro e di ogni oggetto possibile contundente che non doveva entrare, che alla fine tutta la piazza San Carlo era un tappetino di cocci di vetro. Le persone che cadevano, si trascinavano al suolo, erano calpestate, venivano conficcate dai frammenti di vetro, che poi alcuni si frammentano penetrando la carne, quindi sono di più difficile estrazione. Ora mi chiedo, tutto questo sarebbe, si sarebbe potuto evitare? E la risposta è sì. In primo luogo, le autorità, che permettono queste manifestazioni massive, perché le permettono? Perché nelle pubbliche piazze italiane, che sono dei monumenti dell'arte e della storia all'aria aperta, permettono queste calche umane? 30.000 persone in una piazza piccolissima, in pratica non c'era spazio per stare in piedi. Certo, era gratis, e quindi il sindaco di Torino o di quel quartiere ha pensato di fare una cosa populistica e demagogica per guadagnarsi l'appoggio popolare. Invece ha messo a rischio, a repentaglio, la vita di decine di migliaia di persone. Se fosse stato un attentato vero, cosa che poi non si è rivelata, ma magari qualcuno facendo il furbo ha sparato dei petardi, ne hanno presi due, ma magari chissà quanti erano, e hanno arrestato anche degli sciacalli che sciacallavano gli zainetti degli tifosi che sono andati a vedere la partita, perché non sono semplicemente andati a vedere la partita così, vestiti come si trovavano, ma hanno portato uno zainetto, perché oggi va di moda farsi le selfie, quindi magari ci avevano la laptop, il cellulare costoso, che ne so, la filmatrice, tutta la tecnologia possibile, perché bisogna andare agli eventi a vedere in un mazzischermo la partita di calcio e registrare con la filmatrice quello che già stai vedendo e che puoi scaricare da internet, perché bisogna testimoniare che si è stati fatti parte di un evento. Ecco, in primo luogo le autorità sono da processare, perché eventi del genere, soprattutto nelle città europee, non si possono fare alla Carlona, anzi non si dovrebbero proprio fare, perché sfregiano il patrimonio culturale che abbiamo antico e che è anche un'industria del turismo, e poi perché mette a repentaglio le persone. In secondo luogo, bisognerebbe anche processare molti dei coglioni che sono andati a quell'evento, perché tu lo sai che sono degli eventi a rischio, soprattutto oggigiorno a rischio attentati. Ma che cazzo vai a tifare in piazza? Non abbiamo i televisori oggigiorno, non è come ai tempi del dopoguerra, dove tutti andavano al bar a vedere Rischia tutto di Mike Bongiorno, Lascia ora doppia o queste cose qua, per cui i televisori erano cari, venivano in mobili di legno e costavano lo stipendio di un anno di un impiegato. Allora si capiva che tutti andassero al bar vicino a casa. Difatti, i bar nel dopoguerra proliferavano moltissimo grazie al televisore. Poi hanno cominciato a chiudere un po', quindi anche la responsabilità dei tifosi. Ed io mi chiedo a questo punto: a che serve il tifo per controllare le masse come arma di dissuasione massiva? Perché veramente, a parte che il calcio come sport non mi piace per niente, preferisco il Tai Chi Chuan, le arti marziali, ma io capisco chi pratica il calcio perché fa bene alla salute, ma andare a vedere passivamente e a sfogarsi istericamente fa male alle arterie, alle coronarie, al cuore, ti può venire un picco di pressione e poi avere un ictus, un infarto, perché ti ecciti, vince il Milan, vince la Juventus. Ecco, mi sembra che sono andati a vedere la Juventus a Torino, in piazza San Carlo. Ma si fosse trattato del Torino, vabbè che del Milano e del Milan,
la Juventus allora, però voglio dire, non se ne potevano stare a casa, non hanno uno smartphone o un televisore, tanto il canone della RAI è obbligatorio, non lo trasmettevano nella RAI, che facevano a bere alcol, a bere birra in mezzo a una piazza. E poi succede che la gente alcolizzata, eccitata, perché soprattutto perdeva la Juventus, ne ha beccate, ha perso 3-1, quindi ha fatto un gol, ne ha presi 3. E poi dalle 23 a dalle 22, 23, dalle 22 a mezzanotte non hanno neanche potuto vedere il secondo tempo dove ne ha buscate, perché gridavano, urlavano, scappavano e poi dovevano assistere ai feriti. Quindi il fischio di fine partita del secondo tempo è stato coperto dal rumore delle sirene che andavano a raccogliere i più di 1500 feriti. All'inizio si pensava uno scherzo dopo l'attentato, poi magari sta emergendo il fatto che hanno lanciato l'allarme per provocare questa fuga massiva, questa calca, e rubare negli zainetti e nelle cose che sapevano la gente presa dal nervosismo abbandonasse, o che cadevano questi oggetti, perché nella calca umana la gente te li strappa da addosso gli zainetti, cioè, capì? Uno non pensa di avere uno zainetto, uno corre fra la gente schiacciato e lo zainetto si leva da solo. Quindi magari hanno fatto tutto questo per derubare cellulari, iPhone, iPod, tablet, smartwatch, mangiare, insomma, notebook. Veramente è un qualche cosa di incivile questo che è successo a Piazza San Carlo a Torino, e rivela come il calcio sia l'oppio dei popoli, un fenomeno massivo che la gente non pratica, ma va solo a sfogarsi, per quello che dicono che lo sport è salutare, nel senso che così, quando la gente, le masse, hanno del tempo libero, li puoi controllare, li puoi circoscrivere in uno spazio in modo che si sfoghino, non pensino ai veri problemi, e poi durante tutta la settimana continuino a parlare delle stesse cose, del calcio, dello sport, eccetera, invece di questionarsi sui veri problemi della società. Perché io anche capisco che, a parte che ogni partita si ripete, perché attendere la prossima partita o vederle tutte quando fanno le stesse cose? Per vedere 22 coglionazzi miliardari prendere a calcio un pallone e anche sputtanarsi e picchiarsi fra di loro incitando le folle. Però lo sport era considerato salutare, e per questo si è diffuso tanto il calcio nel mondo, lo sport massivo, perché il sabato e la domenica, soprattutto la domenica, quando i lavoratori sono disoccupati perché non lavorano, quelli che non lavorano devono andare allo stadio, come diceva Oscar Wilde, il calcio serve a che 80.000 energumeni lasciano la città almeno il fine settimana. Vanno allo stadio se la partita è di pomeriggio, già la mattina, si sfogano, aspettano la partita, sanno perché eccitarsi, come sfogarsi, come protestare, di che gioire, perché è tutto programmato, inveire contro gli altri tifosi, contro la squadra avversaria, contro l'arbitro cornuto, questo quell'altro, è tutto ormai una tradizione consolidata, gli stessi gesti, gli stessi atteggiamenti, le stesse frasi fatte, tutti pensano di essere dei geni, di scoprire qualcosa di nuovo, tutti i tifosi si comportano nello stesso modo, si sfogano nello stesso modo. È un luogo dove tutti si appiattiscono, va tanto l'operaio come l'ingegnere come l'avvocato a sfogare le proprie frustrazioni della settimana, e poi si deconcentra lo stadio poco a poco, si controlla il traffico e ritornano nelle loro case di pomeriggio o di notte per poter
ritornare al tram tram quotidiano della settimana, ad avere un lavoro di merda che non gli piace, forse una famiglia di merda che non gli piace, dei figli che vanno male a scuola, non hanno l'aumento da mesi o da anni, ma vanno a spendere i soldi in cose di calcio, sciarpe, camicette, biglietti degli stadio, non del gruppo musicale stadio. E le loro frustrazioni della settimana le sopportano, però hanno di cosa parlare durante la settimana, delle partite di calcio e poi il fine settimana, gli altri giorni, perché ormai si gioca a calcio mattina, sera, i 7 giorni della settimana, i 365 giorni dell'anno, vanno a tifare e si sfogano in questo modo delle loro miserie, invece di leggere e di affrontare direttamente i problemi che sentono di avere nella vita e anche quelli che sospettano o non sanno di avere. Ecco, con questo vi dico tutto per non fare il video più largo, ma quest'altra mostra di inciviltà che si è consumata la settimana scorsa, sabato 3 giugno a Torino, in piazza San Carlo, è dimostrazione di cosa sia il calcio. E che dopo lo scandalo di Calciopoli, delle tangenti nel calcio e del doping nel calcio, sia tutto rimasto come prima. Gli arbitraggi continuano a essere quelli di prima, la logica delle masse, del controllo delle masse, continuano a essere quelli di prima, i pecoroni che vanno negli stadi a tifare continuano generazionalmente a essere sempre uguali. È inutile parlarne, io ne ho fatti tanti video, li lascerò nella descrizione di questo video. Commentate se vi pare. A me il calcio non mi piace, non l'ho mai seguito, anche perché negli anni della mia gioventù, anni 70 e 80, si è infiltrata la violenza nel calcio. Poi una cosa strana, che alcune tifoserie passano da essere di estrema destra a essere di estrema sinistra. Una volta erano di estrema destra i Cux della Roma, adesso mi sembra che sono di estrema sinistra. Quelli della Lazio erano di estrema sinistra, adesso sono di estrema destra. Durante gli anni di piombo moriva gente, hanno sparato un bengala che è andato a scoppiare nell'occhio di un operaio che stava con la sua famiglia, è morto col cervello spapolato fra le braccia della moglie e con i suoi figli accanto. Hanno accoltellato per avere la cuffietta di una squadra una persona, l'hanno sgozzata a morte e l'hanno accoltellata perché aveva la cuffietta di una squadra, camminava per le strade di Roma, ma non era un tifoso della Roma ed è stato un laziale a farlo. E così anche i laziali, interisti, juventini, che magari tu vai in una bancarella, vedi una sciarpa che ti piace ma non segui che il calcio, o magari non so, stanno in liquidazione, hai freddo, ti metti quella sciarpa, ti picchiano, ti insultano, ti possono accoltellare o sparare solo perché vedono il colore di una squadra che odiano o che non è la loro. A questo siamo arrivati nel calcio: si potenziano gli odi campanilistici e forse razziali che abbiamo fra noi italiani, fra città diverse, fra regioni diverse. Ecco, il calcio ha potenziato gli odi e le divisioni che già avevamo fra italiani. Serve a qualcosa il calcio? No, io lo abolirei. Però soprattutto i tifosi si dovrebbero moderare di più, perché loro incrementano quella violenza. Se rimanevano in casa non succedeva nulla e non si sfregiava una città, perché poi i turisti pensano: guarda che città violenta, come per andare a fare il turismo, andiamo a Miami. Con questo vi lascio, ho dato il mio contributo, non lo volevo dare subito a caldo, però ho visto, ho letto tante cose, il numero di feriti è aumentato oltre 1500, una cosa pazzesca. A Londra hanno accoltellato persone e hanno buttato un furgone sul ponte sulle persone. Ci sono stati purtroppo più morti, ma per fortuna meno feriti che in piazza San Carlo a Torino durante la visione da un mazzischermo della partita Juventus Real Madrid.
Vi rendete conto la proporzione delle cose? Soltanto per due petardi ci sono stati più feriti che a Londra nell'attentato, in un attentato terroristico. Allora sono più efficaci i tifosi italiani che non i terroristi del Daesh o di Al Qaeda? Il Daesh dovrebbe reclutarli se si fanno intelligenti, speriamo di no. Arrivederci, alla prossima. E soprattutto mi è piaciuta la rassicurazione delle forze dell'ordine. No, non è successo nulla, è stato tutto sotto controllo. Tanto non si è trattato di un attentato. Noi eravamo preparati a prevenire un attentato. Ecco, bravi, eravate prevenuti contro un attentato e non siete stati in grado di prevenire un incidente, un infortunio banale. E quando è successo, non l'avete potuto fermare. Cioè, non ci sono state... non si è potuto fare nulla, però per fortuna che eravate prevenuti contro un attentato. Adesso, se in uno zainetto invece di due o tre petardi qualcuno entrava con una bomba, tipo quelle di una bomber o di Timothy Matley che ha fatto cadere l'edificio in Oklahoma, l'edificio Murray, se qualcuno entrava con uno zainetto con moltissimo esplosivo, che cavolo di attentato eravate in grado di prevenire voi, in mezzo a quella folla, in mezzo a quella calca di 30.000 persone che stavano schiacciate? Morivano tutti, perché le schegge andavano all'impazzata. Però ci hanno rassicurato, noi sapevamo che non era un attentato perché avevamo tutte le misure preventive per scongiurare un attentato. La prima cosa che hanno detto, ma non hanno evitato l'incidente. Allora che prevenzione è stata? E se non sono riusciti a controllare i venditori abusivi di alcol, magari di stupefacenti, non sono riusciti a evitare che entrassero con oggetti contundenti, con coltelli, con petardi o con altro, perché non hanno controllato gli zainetti, non c'era nessuno a controllare, tutti quelli che volevano andavano nella piazza, sono riusciti a prevenire un attentato. Sono riusciti a prevenire un attentato unicamente perché non è successo, perché se quello in mezzo alla folla che ha sparato i petardi si fosse trovato con 30-40 kg di plastico, a quest'ora non avrebbero potuto dire almeno abbiamo prevenuto un attentato. Ma che cavolo di dichiarazioni sono? Guarda, taglio prima di dire una parolaccia che YouTube non mi monetizzi più il video. Però veramente, ma questo è il modo di fare. Abbiamo delle forze dell'ordine che si adattano alle circostanze. Se succedeva l'attentato era imprevedibile. Adesso che l'attentato non succede, almeno hanno preveduto l'attentato. Se non fosse stato così grave l'incidente, avevamo prevenuto la calca, la possibile calca, e se magari per fortuna riuscivano a trovare il tipo con i quattro petardi, noi siamo efficienti, noi preveniamo che si entri con i petardi. E la vendita di alcol, anche quella l'avete prevenuto dalle 6 del pomeriggio? Tutti quelli che scappavano sembravano correre ubriachi, quelli che sono caduti per terra erano quelli più ciucchi. E dai, insomma, che bischeri, insomma, che pistole. Basta, abbiamo una classe politica dirigente, dei funzionari pubblici, oltre che dei tifosi in Italia da fare schifo. Con questo chiudo, perché se no sono ridondante, a meno che non mi sfoghi veramente, cosa che faccio molto di rado nei miei video. Vi consiglio di vedere gli altri miei video sul calcio, che io magari sono favorevole al calcio come sport, anche se non mi piace, ma non come industria per fare denaro. Ciao. Io preferisco il calcio tradizionale sportivo, quello del Torino degli anni 50-60, piuttosto che il calcio scommesse di oggi, che è un'industria per fare denaro, nient'altro, e per abboccare gli allocchi che danno il denaro o danno le loro vite, quasi come è successo in Piazza San Carlo a Torino, per vedere un evento e così dare il loro appoggio al politico che panem et circensis, in maniera demagogica e populistica,
cerca consenso, cerca appoggio e cerca possibili voti. Non votate chi ha organizzato, la forza politica che ha organizzato questo evento, perché l'ha organizzato solo per avere dell'appoggio popolare e dei voti, a costo della vita delle persone. Quindi vi invito ad andare contro tutte quelle forze politiche che hanno organizzato dal comune di Torino l'evento. Boicottateli politicamente, perché hanno speculato sulle vite di 30.000 persone. Non si deve fare pane e circo per avere populisticamente e demagogicamente i voti della gente. Il sindaco e la giunta comunale devono fare le cose secondo legge e secondo la sicurezza dei cittadini. Mettere un mazzi schermo in una piazza che non può contenere tante persone senza un piano di fuga e sufficiente personale di controllo, di vigilanza e di sorveglianza, perché non è una piazza pubblica o uno stadio privato che debba contare con tutto quello. Lì la gente si può radunare spontaneamente, anche perché si convoca attraverso i media sociali, è un crimine. Voi se lo votate e se lo continuate a votare, chiedetene le dimissioni, siete dei complici di un criminale. Ciao, e con questo chiuso, se no continuo a parlare e poi mi censurano il video.